Il fatto è questo: si comincia a svapare, si smette di fumare. Ciao, sono Sijon. So già cosa stai pensando. Che cazzo ci fai? Gli occhiali? Passo la mia vita davanti al computer, per forza c'ho gli occhiali. Sono tornato ieri dalla colonia, c'ho la barba tutta sminchiata. Non c'ho voglia. Ci penserò poi stasera a farmi la doccia, mettermi insieme, tirarmi in quadro. Puntata molto freestyle. Oggi stiamo sperimentando questo nuovo attrezzino qua, che non è nient'altro che una sigaretta elettronica. Però non chiamiamole così. Sono dispositivi che hanno preso veramente tanto piede. Ora vediamo di contestualizzare. Fumare fa male. Io fumo da un sacco di tempo. Tu non dovresti farlo, e se lo stai facendo... Vabbè, che cazzo sto dicendo? Ma qual è il senso di questo video? È il mio primo giorno che uso solo questa. Tre sigarette, che di solito ne fumo veramente un macello. La mia voglia di sigaretta posso praticamente compensarla solamente per il fatto che faccio una pipata da sto coso qua. E non è male, non è male. Perché diciamoci la verità, io da un sacco che voglio smettere di fumare. Ma sono anche molto consapevole di essere fottutamente drogato dalla cosa. E che, culo, ma che cazzo stanno uccidendo un bambino qua? Cioè, lo dicevo, Cioè, so di essere dipendente dalla nicotina esattamente come dal gesto del fumare. Questo è in grado di sostituirmi le cose. Perché posso metterci la nicotina se voglio, cosa che al momento non ho fatto. C'è solamente qualche traccia in questo concentrato di tabacco che c'è dentro. E comunque lo stimolo del prendere, fare... ce l'hai, e quindi ti ma per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, spieghiamolo un attimo. Sentito parlare tanto di sigarette elettroniche, di sono bene, sono male, e la madonna, ma sto bambino che cos'ha? Lo stanno scuoiando. Vado a chiamare la polizia. Sbaglierò tutte le parole, ma praticamente, cioè, il liquido che è contenuto in questa boccia praticamente passa attraverso queste scanalature all'interno di questo coso, che è chiamato un atomizzatore. Per farla facile, non è nient'altro che del cotone, qualcosa insomma che assorba il liquido, che passano dentro a delle resistenze, ovvero a delle spirale di metallo, che con la corrente si scaldano e fanno praticamente evaporare subito questo liquido che c'è all'interno. E tu ispiri direttamente quello. Questo liquido è fatto da glicerina vegetale, propylene glycol, che penso sia propilglicolo? Spero che sia giusto. Sì, essenzialmente sono due prodotti che sono essenzialmente sicuri per l'uomo, speriamo. Bello perché è relativamente sicuro. Se tu sei un fumatore, disclaimer, non è una cosa bella. Dico, se tu lo sei e sai di esserlo e sai che comunque ti senti praticamente come se ci avessi questo obbligo addosso di fumare, che non ci puoi rinunciare, perché magari esci con gli amici, bevi qualcosa e automaticamente tutti cominciano a fumare e anche te diventi uno di quelli che proprio... Una cosa del genere dovresti provare a darci un occhio. Chiaro, adesso è solamente un giorno che ci sto sperimentando, sto usando dietro, ma ti crea un sostituto valido sia da un punto di vista psicologico che fisico, perché devo spiegartelo, perché sì. E più fai di quelle folate di fumo da calumet della pace, è una bomba. Io non so cosa cazzo sto dicendo, continuerò a fumare. Il mio impatto con questa cosa è stato indecente, perché mi arriva tutto in un pacchetto, una boccetta si è mezza spaccata, apro sul bustone, puzza di caffè tutta la casa. Per inciso puoi metterci qualsiasi gusto, non solamente il gusto di tabacco, puoi anche metterlo in sapore. E questa è la parte figa di questa cosa, puoi personalizzarlo come meglio credi. Questo chiaramente avviene con questo tipo di macchinette qua, che ha pure il Bluetooth sto coso, per aggiornarlo. Hai mai voluto aggiornare una sigaretta elettronica? Non lo so. Per non parlare delle bottigliette di propilglicolo e glicerina vegetale che io ho comprato separate per motivi di personalizzazione, che hanno la confezione e la chiusura per bambini, ma che non si apre. Ok, allora io sarò anche bambino, ma ci arrivo a... No, invece no, è impossibile da aprire, non so che cacchio è successo. Ho dovuto inciderlo, tagliarlo, marca sconsigliata, ma visto che non so se posso farlo non vi dirò qual è. Comunque, cazzo, ma quanto fa caldo da queste parti. Questi cosi funzionano con questo tipo di batterie, no? Le 18650. Sono un tipo di batterie che sono sicure finché vengono usate in maniera sicura. Non è che sono come le classiche. Queste qua hanno il loro involucro, hanno un... Fanno più corrente, diciamo così. Possono essere potenzialmente molto pericolose come batterie, se usate male, come ogni cosa. Cioè anche una macchina è potenzialmente pericolosa se la usi male. Il punto è che con questa scusa delle batterie che sono di tipologia veramente pericolosa, si è creato tutto questo mega mito che le sigarette elettroniche possano esplodere. E ti dirò, certo che possono. Ma devi essere anche già un po' pirla per farne esplodere una con un dispositivo tipo questo qua, anti cortocircuito, ti misura qualsiasi cazzata possibile.
è anche sicuro. E con questo non è che ho chissà cosa da dire. Perché appunto sono tornato ieri, no? Le energie sono quello che sono. Diciamo che ho voluto anche un po' sperimentare, finalmente la mia ritrovata libertà, provando questo oggetto che mi è arrivato appunto mentre ero via. E quindi niente, questo per dirvi che tutta la gente che ha deciso di iscriversi recentemente, che ringrazio tantissimo, anche grazie per esempio alla mano di It's Dani, che ringrazio, saluto, e andate a visitare il suo canale, glielo piazzo qua, là, lì, là, non lo so. Che insomma non è che vi siete iscritti in un canale del cazzo, ma appunto c'è stato questo mio periodo simil finto vacanza, e quindi la settimana prossima si torna con i video come si deve. Io penso che vado a farmi una doccia perché non ci sto più dentro. Questo video che non ha senso, non ha senso. Questo video non ha un cazzo di senso. E con questo è tutto. E non dimenticare di cliccare l'uccello in fondo al video. Ciao draghi!